casa di un consigliere aspettando che esca per paura che sia il telefono che faccia il furbo per non farsi ritrovare per consegnare la convocazione. Siamo arrivati a questo carico cittadini. Lo sapete cosa è successo ieri? Che alle 15, alle 3 del pomeriggio non c'era neanche ancora una traccia della delibera e neanche di documenti, perché non è solo la documentazione, la convocazione, ma anche la documentazione mancava a tutti. Dunque, signore, ci ritroviamo qua oggi con una portata, una delibera pesante, importante, e pensate così di qualche qualcosa di basta, abbiamo convocato, almeno c'è la possibilità, ma ragazzi, ma stiamo scherzando. Io come minimo per votare questa delibera vorrei vedere la seduta, il responsabile di ragioneria, il responsabile delle revisioni di conti, tutti coloro che su questa delibera possono dire qualcosa. E mi fanno credere che soprattutto l'ufficio legale. Dove sta l'ufficio legale qua dentro? Il dipendente avvocato Carmelo Pappa, dove sta? Dov'è? L'avete chiamato? Certo, avete mandato il messo, l'avete chiamato? Dov'è? Dove sta? Presidente, è lei che deve convocare le persone. Quando ha finito di rispondere, le faccio rispondere al segretario generale e ai suoi quesiti. No, gli quesiti, oggi, visto che sono stato convocato in urgenza, pretendo di venire a sedermi qua e avere tutte queste figure che mi illuminano per far accettare questa delibera, come minimo. Io non le vedo. Al limite magari verranno nel corso della discussione, ma io ancora la vedo. Spero che arrivino, perché sono loro quelli che ci devono bene spiegare questa delibera. Non c'è anche la parte politica, qua c'è una parte amministrativa che va ben oltre e qualcuno ci deve spiegare veramente bene, perché non stiamo scherzando su questa cosa qua. Perché questa cosa qua può andare dritta alla Corte dei Conti, in prefettura, da chi vogliamo, perché qua non si sta scherzando, signore. Qua c'è, si parla di patrimonio, si parla di bilancio, si parla di tutta una serie di cose che poi dopo ci inoltreremo all'interno della delibera. Dunque spero che mi dia delle risposte sia per quanto riguarda l'articolo 35, le convocazioni di urgenza, bla bla bla, e sia le convocazioni, perché in questo momento, alle 17.54, mancano queste figure che sono competenti a rispondere alle nostre domande.